Il Concilio Vaticano II ha rappresentato l'apertura della Chiesa al mondo e all'uomo. No. Il Concilio Vaticano II ha rappresentato il silenzio sulla dignità divina dell'uomo. Contraddizione. Ehi, scopriamone alcune. Indagando la frase dei due capi pseudo-religiosi, il pluralismo e la diversità di religione, di colore, di sesso, di razza e di lingua, sono una sapiente volontà divina con la quale Dio ha creato gli esseri umani. Successivamente, per cercare di dare una parvenza di senso, si può ricostruire che hanno aggiunto l'argomento della creazione, inserendo pure tre esempi genetici. E la frase è diventata: il pluralismo e le diversità di religione, di colore, di sesso, di razza, sono una sapiente volontà divina con la quale Dio ha creato gli esseri umani. Notare che, senza la virgola in questo punto, la frase risulta falsa in modo evidente. Molti se ne sarebbero accorti, perché un conto sono le religioni, che appartengono all'ambito umano, sapienziale e culturale, ed un altro sono il colore, il sesso e la razza, che sono caratteristiche genetiche. Cosa hanno in comune la prima con le altre? Niente. Tra l'altro, riguardo la razza, non esiste un pluralismo e diversità di razza, perché la razza umana è una sola. Allora, i due capi pseudo-religiosi e il loro entourage hanno aggiunto la virgola, in modo da far sembrare due affermazioni separate, ma collegate indirettamente dall'argomento della sapiente volontà divina. Ossia, il pluralismo e le diversità di religione, di colore, di sesso, di razza sono una sapiente volontà divina, trattino, sapiente volontà divina con la quale Dio ha creato gli esseri umani. La sapiente volontà divina diventa il collegamento indiretto delle due affermazioni. Dunque, semplificando, aggiungendo la virgola, la frase diventa: il pluralismo e le diversità di religione, di colore, di sesso, di razza sono una sapiente volontà divina, virgola, con la quale Dio ha creato gli esseri umani. Questo è l'effetto che volevano indurre a far credere, che questa virgola rappresentasse la ripresa di questo argomento per collegarlo con il successivo, con quello della creazione. Ma di per sé, con o senza virgola, non c'è molta differenza, perché l'argomento della creazione degli uomini è comunque all'interno della stessa frase. Però, se uno chiede a uno di questi due pseudo-religiosi: mi spieghi come fa Dio a creare un italiano di colore bianco, di sesso maschile e di religione cattolica, mentre una tedesca di colore bianco, di sesso femminile e di religione protestante? Loro, con la virgola,
hanno il pretesto per rispondere: ma non è esattamente quello che abbiamo scritto. Altrimenti avremmo scritto senza la virgola e senza l'aggettivo divina. Ossia, il pluralismo e la diversità di religione, di colore, di sesso, di razza sono una sapiente volontà con la quale Dio ha creato gli esseri umani. Così avremmo scritto. Ecco, appunto. Perché non avete scritto così, che è grammaticalmente corretto? Perché l'argomento della creazione è proprio un'aggiunta successiva, perché serviva come forzatura della legittimazione divina di tutte le religioni. Un altro modo per tappare la bocca alle critiche. Dunque, se non la pensi come loro sulle religioni, allora metteresti in discussione la sapienza di Dio e che Dio avrebbe creato tutti gli uomini. Furbacchioni. Tuttavia, a questo punto, la frase era ancora troppo esplicita e molti si sarebbero accorti dell'incongruenza, dell'assurdità, dell'accostamento delle religioni con le caratteristiche genetiche. E allora è stato aggiunto l'argomento della lingua parlata, in modo che il lettore facesse un parallelo più sensato con le religioni rispetto a quello con le caratteristiche genetiche. E così la frase è diventata quella finale. Il pluralismo e la diversità di religione, di colore, di sesso, di razza e di lingua sono una sapiente volontà divina con la quale Dio ha creato gli esseri umani. Solo che anche il senso comune porta a concludere che la lingua parlata è creata dall'uomo, non da Dio. Anche l'esperienza comune dimostra che la lingua parlata è continuamente modificata dagli uomini, che alcune lingue sono simili tra loro e diverse da altre, come quelle basate sull'alfabeto fenicio, quelle sull'alfabeto cirillico, quelle asiatiche sull'alfabeto dei segni, eccetera. Per cui anche il senso comune porta a concludere che la lingua parlata è creata dall'uomo, non da Dio. Furbacchioni. Insomma, chiaramente questa è una ricostruzione ipotetica. Ma, altrettanto chiaramente, questa frase è solo un minestrone di affermazioni tenute insieme all'inizio da una lettera maiuscola e alla fine da un punto. Toh, ce lo metto. Eccolo qui. Fosse stata scritta a scuola da un ragazzo di 15 anni, il professore di italiano l'avrebbe bocciata come frase senza logica o accostamento di argomenti incongruenti. Ma siccome l'ha scritta il Papa, allora il professore di italiano spegne il cervello perché trasforma il Papa nel Marchese del Grillo. Lui è lui mentre io sono nessuno. Stolto. La bella accoppiata, i furbacchioni e gli stolti. In questa frase è evidente lo spirito di inganno, dunque non è ispirata da Dio. A questi due capi religiosi, il Papa e il grande imam, non interessano la religione. La frase, in stile affermativo e perentorio,
anziché dimostrativo, è studiata per manipolare sia gli studiosi sia le persone comuni. Infatti, quando gli studiosi si trovano a cercare il possibile sapiente collegamento tra religioni, colore, sesso, razza e lingua parlata, lasciando perdere l'argomento della creazione, possono ricorrere all'episodio della Torre di Babele della Bibbia, nel quale Dio confonde le lingue degli uomini e darebbe così origine alle lingue parlate. Ossia, gli uomini che stavano costruendo la torre si misero ognuno a parlare una lingua differente da quella degli altri. Così non si comprendevano più e la torre rimase incompiuta. A questo punto, il Papa e i grandi imam sperano che la mente associ, per pigrizia, lo stesso tipo di intervento della sapiente volontà divina anche alla formazione delle diverse religioni. Ma non può funzionare, perché significherebbe che Dio avrebbe fatto tante religioni diverse per confondere gli uomini tra di loro. E a questo punto gli studiosi sanno pure che nella Bibbia non solo non c'è alcuna traccia dell'associazione delle diverse religioni con la volontà di Dio, ma che anzi nella Bibbia è indicata la condanna di Dio dell'apostasia dalla religione, che è il chiedere aiuto ad altre divinità. Come pure è presente la condanna di Dio del ricorso alla negromanzia, che è il chiedere aiuto agli stregoni. Papa e grandi imam, spiacente, non funziona. Riprovate con qualcos'altro, sarete più fortunati. Invece, contro gli uomini comuni, l'inganno manipolatorio del Papa e del grande imam è stato quello di creare confusione per indurre a risolverla col principio di autorità. Funziona così. Nella decima parte, gli effetti del Vaticano II dalla lettera del cardinal Walter Kasper. Ciao, indagatore! E indagatore, qua c'è il prossimo video.